gridate, 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 sai a me che me ne importa. E parlate, parlate, io fingerò di ascoltarvi per l'ennesima volta. Siamo qui con il professor Roberto Lampa, un economista italiano che si è formato presso l'Università del Salento e che ora opera presso la Università de Buenos Aires in Argentina. Buonasera, professore. Buonasera a tutti voi. Volevamo porle alcune domande. La prima: secondo lei è corretto parlare di parallelismo tra la situazione argentina pre-default e l'Italia dell'euro? Direi che tendenzialmente è corretto. Si tratta però di un paragone un po' abusato ed è bene precisare anche una differenza importante che esiste tra i due casi. Sicuramente la convertibilità, come si chiamava qui, cioè la parità tra il peso argentino e il dollaro, il rapporto di 1 uguale a 1, determinava un'unione monetaria di fatto tra Argentina e Stati Uniti d'America. In realtà il problema riguardava poi tutta la regione, no? Dopodiché va aggiunto che, così come è oggi nel caso dell'euro, le decisioni di politica monetaria in questo modo non venivano certo assunte, almeno quelle più rilevanti, a Buenos Aires. In qualche modo ci si ancorava, ci si vincolava a ciò che era una dinamica di un'economia completamente diversa, del centro e non periferica, come gli Stati Uniti d'America. C'è poi da considerare che in alcuni paesi della periferia europea si è prodotta una spirale di questo tipo, no? Deficit delle partite correnti della bilancia dei pagamenti, una per così dire forte speculazione immobiliaria e finanziaria in generale, che poi esplode in una crisi generalizzata, in una crisi di debito sovrano. Questo è ciò che è successo anche in Argentina. Interi quartieri di Buenos Aires, soprattutto quelli più di lusso, ecco, e moderni, sono sorti dal nulla, interi grattacieli, a testimoniare proprio la forza, la virulenza di questo processo. Dopodiché però c'è una forte differenza da non dimenticare, che rende, se possibile, il caso europeo ancora più complicato e più grave. E cioè l'Argentina, che nel 2001 si trova a dover dichiarare il default, la propria impossibilità di continuare a pagare le quote del debito e gli interessi sul debito, è un paese privo di grandi risorse, è un paese in via di sviluppo, non mi piace parlare per eufemismi, è un paese sottosviluppato, e quindi il default diventa necessario, virulento, è il più grande della storia moderna che si è registrato, e fa tabula rasa di quel passato, e da lì paradossalmente si gettano le condizioni, passando per anni molto difficili, per un cambio di politica economica. Da noi la quantità di risorse che abbiamo, per farla breve, il PIL dei nostri paesi, sebbene in flessione, ha permesso e permette ancora salvataggi di gruppi bancari per migliaia, diciamo così, oramai di milioni di euro. Questo non sarebbe mai potuto accadere. Quindi a me sembra che nel caso europeo il fatto di essere paesi del primo mondo, paesi del centro, rende tutto quello che stiamo vivendo una lunga e dolorosa agonia. Qua invece ci fu la famosa fine con spavento, che, come ci diceva Marx, è meglio che uno spavento senza fine, no? Assolutamente. La seconda domanda: in Italia si parla di avviare le privatizzazioni e la dismissione del patrimonio statale. L'Argentina ha già seguito lo stesso percorso sotto Carlos Menem. Quali sono stati i risultati? Catastrofici, senza molti giri di parole. Per fortuna anche nel sentire comune, della gente. Al solo nominare Menem la gente si tocca le parti basse, permettimi di essere prosaico, per così dire. Ha lasciato un'impronta indelebile. Purtroppo in quegli anni si è permesso di deindustrializzare un paese che era industriale, un paese che aveva, con tutte le dovute proporzioni, nella regione latinoamericana caratteristiche simili all'economia italiana, un settore industriale di un certo peso, ottenuto tramite, insomma, tutto un percorso storico. Con Menem tutto questo scompare, privatizzazioni, il paese cresce grazie ad una bolla speculativa, come dicevo, di consumo e di espansione del settore immobiliare. Qual è il punto? Una volta che si deindustrializza, e bastano 10 anni, ce lo mostra l'Argentina, poi per reindustrializzare sono dolori.
E qua, con tutti i sacrifici, le cose buone che sono state fatte dal 2003, candidamente gli economisti di governo ti ammettono che ancora questa sfida di reindustrializzare il paese non è stata vinta. E quindi io direi, insomma, che bisogna avere molta prudenza in questi casi. Oggi si sente spesso dire che l'Argentina sta affrontando una nuova crisi, con un'inflazione molto elevata. Può dirci qual è realmente la situazione? Direi che c'è un problema, per farla molto breve, legato storicamente al ciclo economico in questa regione e in questo paese. Un ciclo economico che è stato definito di stop and go. Diciamo che le fasi di grande espansione del prodotto, come in questo caso, no? E di forte espansione del settore industriale, come negli ultimi 10 anni, generano un paradosso. Cioè, in presenza di un vincolo esterno molto forte sulla bilancia dei pagamenti, l'aumento delle importazioni, che attenzione, è diverso dal caso europeo in questo caso, sono importazioni di macchinari, sono importazioni di energia, importazioni che magari implicano anche, come adesso sta succedendo, un leggero passivo delle partite correnti, ma che vanno ad aumentare la produttività del sistema. Ebbene, questo poi genera un conflitto, che è un conflitto in primo luogo politico. Perché? Perché se si segue sulla strada dell'industrializzazione, si beneficiano di questo gli imprenditori e i lavoratori del settore industriale. Ma non dimentichiamo che questo è il Latino America e quindi c'è un settore che qua si chiama agropecuario, cioè agricolo e allevatore di animali, che invece è un settore esportatore e che vede come il male assoluto, quelle politiche di sostituzione delle importazioni, di non svalutazione del cambio, che si stanno portando avanti. Quindi diciamo una certa animosità politica, per parlare con eufemismi, qui ogni tanto si fa un colpo di Stato tragicamente, no? E ce lo ricordiamo bene, e una certa esagerazione dei toni da parte di alcuni economisti, che purtroppo sono stati ripresi in Italia, ha ingenerato questo equivoco. Il paese non è sull'orlo di un baratro, il paese ha un'inflazione che al momento è prossima al 20%, si dichiara meno, è stata fatta un'operazione molto scorretta sull'Istituto Nazionale di Statistica, ma è stata fatta per non pagare molto ai paesi che hanno aderito al famoso piano di disindebitamento, no? Ovviamente in quel piano si prevedeva che se l'inflazione aumentava tu mi dovevi pagare di più. Quindi tutto questo è stato fatto nell'interesse nazionale. Tutti sanno quant'è l'inflazione, soprattutto lo sanno i lavoratori, perché ai tavoli sindacali aumentano gli stipendi del 20-25%. Significa che si sta al pari in termini di potere di acquisto. Ovviamente però, ripeto, questa situazione sta generando una crescita del settore industriale, no? Se vediamo il prodotto interno lordo come una torta, della fetta, diciamo, che genera l'industria, e si sta rimpicciolendo la fetta dei paesi, diciamo, di coloro che sono esportatori, no? Allora qui succede un po' quello che Kaleschi ci spiegava, e cioè che l'imprenditore si ricorda che in presenza di pieno impiego e di politiche che molto permettono di sostenere, diciamo, già nel medio periodo questo pieno impiego, poi è un problema di disciplina politica quello che sorge. E quindi c'è un tentativo così di gridare al lupo, però il paese quest'anno crescerà del 6%, insomma. Quindi al massimo, con la sentenza statunitense, rischierebbe un default tecnico, che però si sta cercando di scongiurare emettendo nuovi buoni bonus, nuovi titoli di Stato, che tolgano, diciamo così, la competenza alle banche statunitensi di pagare ciò che si deve ai creditori. Tolto quel rischio lì, che è il rischio di pignoramento, no? Da parte della giustizia americana di fondi argentini che si trovano negli Stati Uniti, è scongiurato anche il rischio di default tecnico. In ogni caso, parliamo di un pagamento all'incirca di 3 miliardi di dollari, in un prodotto interno lordo argentino che si sta avvicinando agli 800 miliardi di dollari. Quindi, insomma, un paese non fallisce, non va in bancarotta per queste somme. Quello che trovo discutibile è che in buona fede alcuni economisti che stimo molto italiani si siano basati su alcune analisi, secondo me, fortemente viziate da pregiudizi di natura politica, che purtroppo qua esistono, insomma. Questo mi ricorda l'inflazione al 20%, i primi anni 80 dell'Italia, quando l'Italia era il primo paese al mondo per risparmio privato.
Sì, direi che è una situazione che io con i miei genitori, diciamo, no, quel senso comune, dico, beh, è un po' come da noi, ti ricordi, negli anni 80 il conto corrente ti dava il 14, il 15, il 16%, beh, qua ti dà il 17%, insomma, più o meno siamo a quei livelli lì. È un'inflazione che però è sostenibile finché il paese cresce, ovviamente, no? E il paese cresce a sua volta perché si applicano certe politiche. Questo è il dato saliente. I media mainstream ripetono spesso Sì. che il debito pubblico sarebbe alla base dei problemi dell'Eurozona. Lei è d'accordo con questa affermazione? Beh, assolutamente no. Si tratta oramai come di raccontare che i bambini nascono con la cicogna o sotto una foglia di cavolo. Purtroppo c'è chi ci crede, soprattutto negli asili e negli asili nido. Le persone adulte non dovrebbero credere a queste sciocchezze, no? Allora, è evidente che è stato poi ampiamente studiato in letteratura che la particolarità, io direi anche la follia del sistema monetario europeo e del Target 2 hanno determinato che un debito privato e non pubblico, un debito privato, si trasformasse nel giro di pochissimo tempo in debito pubblico, in presenza di che di una banca centrale europea che non agisce come prestatore di ultima istanza. E che quindi ha obbligato, però allo stesso tempo ha le riserve, questa è la follia, diciamo, no? E quindi nemmeno la vecchia Banca d'Italia può agire, sebbene ne avrebbe la potestà come prestatore di ultima istanza. Insomma, i governi devono correre con i loro fondi, con i loro soldi, a riscattare le banche che stanno fallendo. E questo ha determinato la trasformazione, sic et simpliciter, di un problema di debito privato in un problema gigante di debito pubblico. Però all'origine della crisi dell'Eurozona ci sono le regole di funzionamento dell'Eurozona. Quindi chi è causa del suo mal si diceva, no? Pianga se stesso, non certo questa sciocchezza del abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. Chi? Io personalmente non me ne sono reso conto. Ho dato un'occhiata a rapporti dell'Ocse, Growing Unequal e le successive integrazioni, insomma, che dicono, beh, in realtà sto salario reale e sta quota del salario sul prodotto è da un pezzetto che cade, da circa 35 anni. Dunque, chi ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità? Sono sciocchezze, sciocchezze intrise di moralismo, però qui, se mi permette una parentesi, andiamo al problema della teoria dominante, che è intrinsecamente moralista, anche se si vende come scientifica, come oggettiva, come porto franco della morale, come diceva Gautier, no? Diceva il mercato di concorrenza perfetta è il porto franco della morale, non ci sono giudizi di valore. Beh, qui al contrario siamo in una visione biblica, in base alla quale tu guadagnerai il pane col sudore della tua fronte. E se fai un'infrazione a questa regola, beh, viene il peccato e viene l'espiazione del peccato. Insomma, siamo alla follia, io direi. Un'ultima domanda, breve e secca, relativa alla crisi dell'Eurozona e alla sua incapacità di reagire a questa crisi. Secondo la sua opinione, un simile disastro è frutto di incompetenza o è piuttosto intenzionale? Io direi che nelle intenzioni che animano le autorità politiche, economiche, europee e dei governi c'è pura intenzionalità, ossia c'è l'idea di ristrutturare questo sistema economico sui generis che ha visto con tutte le sue contraddizioni, attenzione, non incensiamolo troppo, ha visto la crescita di una classe media, ha visto un intervento dello Stato nell'economia, ha visto una serie di conquiste da parte del movimento dei lavoratori, ha visto preconizzare una terza via, se vogliamo, no? Tra il capitalismo statunitense e la barbarie del socialismo sovietico, come la definivano. Bene. Questo compromesso, che era un compromesso ovviamente di natura, di carattere intrinsecamente politico, si è deciso a un certo punto di sbarazzarsene con la scusa e con il pretesto della crisi. Quindi all'origine, alla base, c'è pura intenzionalità. Quando di fronte all'evidenza degli indici di protezione del lavoro, gli indici EPL, no? Blanchard scrive in un paper del 2006 che ciò che colpisce, what is striking, is the absence of any correlation, l'assenza di una qualsivoglia correlazione tra protezione del lavoro da un lato e
e livello dell'occupazione dall'altro. Poi però lo stesso Blanchard raccomanda politiche, ovviamente Fondo Monetario Internazionale, ancora nel 2012, di riforme del mercato del lavoro. Quindi direi che sul terreno economico non c'è dibattito oramai, no? Perché gli stessi attori che propugnano quelle politiche sul terreno scientifico ammettono che no, è una sciocchezza e noi stessi non siamo d'accordo. Però quei policy maker, quegli attori politici ed economici che hanno avuto l'occasione di vincere tutto, beh, hanno mostrato una scarsa lungimiranza e per così dire hanno segato il ramo sul quale erano seduti. E qui viene l'incompetenza. Evidentemente l'incompetenza si manifesta solo in una seconda tappa, nella quale quella situazione che si pensava di arginare, di tenere sotto controllo, sta sfuggendo di mano e quindi il salvataggio della Grecia. Ovviamente questa classe politica italiana ed europea è composta, non me ne vogliate, da cialtroni, questo è fuori discussione, e da incompetenti, no? E questo come mutazione purtroppo del sistema politico europeo, in cui non c'è più il partito inteso come riflesso delle migliori energie vitali che ci sono in una società. Ci sono comitati d'affari, purtroppo c'è un'americanizzazione della politica che viene da lontano, è naturale che vadano avanti gli incompetenti, no? Attenzione, che hanno altre competenze, sono magari bravi a nuotare in acque agitate e piene di squali nella vita, no? Quindi raggiungono posizioni, però sono incompetenti. Questo non sarebbe probabilmente successo, lo riconosco, anche con i peggiori politici della Prima Repubblica, no? Però dire che questo è frutto di incompetenza, onestamente, secondo me, assolve le responsabilità soggettive. Dalle responsabilità soggettive, queste persone che in qualche modo, a cui in qualche modo andrebbe chiesto conto di alcune scelte, diciamo. Così come qua in Argentina, hanno chiesto conto, ed è stato un conto salato a Menem, che se n'è andato in galera per un periodo, e quindi diciamo, e adesso rischia di tornarci. Cioè, questo dibattito, se mi permetti, approfitto, so che siete voi dei ragazzi che fanno un'attività encomiabile, insomma, con la Modern Money Theory e così via. Se sono le condotte soggettive o se è il processo oggettivo, no, ad essere criminale, beh, io direi che non sono in realtà termini in contraddizione questi due. Cioè, ovviamente siamo di fronte ad un processo che viene da lontano, che viene da una crisi meccanismo di accumulazione di capitali dell'Europa, del primo mondo e che ha richiesto, no, questa mutazione in un senso estremamente liberista dei nostri sistemi economici e che quindi il processo oggettivo, insomma, come ci insegna Marx, è criminale, senz'altro. Però questo poi non assolve dalle responsabilità individuali. Io ricordo che i processi rivoluzionari, insomma, mi piace la storia, no? Spesso sono stati la famosa goccia che faceva traboccare il vaso, indotti anche da condotte diciamo soggettive irresponsabili. Maria Antonietta che dice: beh, che mangino le brioche. Beh, diventa ovviamente. Allora non possiamo dire che la rivoluzione francese è perché Maria Antonietta era una sciocchina, no? Ecco, non è la condotta soggettiva, ovviamente, che anima quel processo di trasformazione sociale. Così come non era la famiglia Romanov in sé, no, responsabile della rivoluzione russa, ma sicuramente le condotte assurde di questa famiglia a un certo punto hanno anche aiutato a che ci fosse una rivoluzione russa. Beh, io direi che qua va riconosciuta alle classi dominanti, o meglio là in Italia, qua in Argentina, no? Di fare di tutto per determinare una rivoluzione, cioè ce la mettono tutta, sono provocazioni continue, no? Siamo fuori dalla recessione, l'Istat è composta da un branco di pessimisti, e che sarà mai? È una decrescita, in fondo rendiamola felice, ed altre amene sciocchezze di questo tipo. Però ecco, rispondendo alla tua domanda, io direi, e più in generale, penso che non ci debba essere in questa fase un eccesso di settarismo. Vanno costruite coalizioni tra coloro i quali, come diceva Keynes, si trovano al di fuori della cittadella fortificata, oggi come ieri, dell'economia dominante. E allora, qui ed oggi, condurre una battaglia che è anche, non solo, battaglia culturale, e mi sembra, insomma, che non ci si debba dividere dietro queste sottigliezze, insomma, no?
Mi sembra che stia arrivando esattamente alle stesse posizioni espresse dal filosofo Diego Fusaro, che diceva che l'euro ha cancellato in un solo colpo 150 anni di diritto sociale per cancellare il capitalismo europeo ed avvicinarlo al capitalismo liberista americano, un progetto. Beh, io direi che è un po' nella natura stessa, no? Perché in fondo mi viene in mente, ad esempio, no? Una lettura classica di Arrighi, no? Il XX secolo lungo, no? Il siglo largo qua, nella edizione castigliana. Che cosa dice ad un certo punto Arrighi? L'idea marxiana, che io condivido, che in un sistema capitalista lo Stato è per definizione Stato capitalista, bisogna poi saperla declinare. A volte essere stato capitalista significa, come è stato nel compromesso che si è generato in Europa, essere lungimirante, e quindi dire no, attenzione, cari miei imprenditori, se fate così aumentano le tensioni, tanto sociali quanto, diciamo così, le fluttuazioni, le perturbazioni del sistema economico, no? Dovete fare in quest'altro modo, ossia accettare di pagare più tasse in cambio, no, di una domanda crescente, perché questo permetterà poi al paese di crescere e al capitalismo di trovare quella legittimazione di cui ha bisogno. E quindi, secondo me, non è che sono stati buoni per, no, 100-150 anni e poi sono diventati cattivi i nostri, politici. Semplicemente c'è stato un processo che nel continente europeo richiedeva lungimiranza, il capitalismo si salvava in quel modo, se no sarebbero stati dolori, perché insomma già alla fine del XIX secolo le classi dirigenti sono terrorizzate dal movimento dei lavoratori, terrorizzate è l'espressione adatta. Con quella lungimiranza hanno ottenuto in effetti il loro scopo, se ci pensiamo, no? E per carità ce ne siamo beneficiati tutti, io non dico tanto peggio, tanto meglio, attenzione. Però quella lungimiranza è sicuramente divenuta superflua al giorno d'oggi. A che serve? Dov'è il movimento dei lavoratori? Viene da una sconfitta che ancora non riesci a analizzare, a superare, ancora ci si concentra su cose demenziali, diciamo, è all'angolo, steso, quasi knockout tecnico. E allora perché accettare un simile compromesso? Oggi può dispiegare il capitalismo le sue forze in tutta la sua brutalità. E solo chi lo ha osservato in maniera disattenta come fenomeno economico e sociale può pensare che la stabilità sia la caratteristica predominante del capitalismo. Il capitalismo è caratterizzato dall'instabilità, no? Anche dalla generazione di crescita di risorse che poi però a volte si distruggono, che poi si tornano a creare, che comunque si dividono a beneficio di una piccola parte della popolazione e a danno di tutte le altre, eccetera, eccetera. E quindi mi sembra di poter dire che c'è una sottovalutazione ancora nella portata storica di ciò che è successo. E in quel senso a volte alcuni atteggiamenti settari e quant'altro. Io sono affezionato, diciamo, ad un'idea dell'ultimo dei militanti, insomma, che dà il volantino, quello era il mio modo di fare politica quando stavo in Italia, non certo da professorino, e da una famiglia d'origine bracciantile e contadina, quindi non proprietari, in cui mia madre si chiamava Marisa perché era nata lo stesso anno della figlia di Togliatti. Questo ti dà l'idea, no? Se vuoi, anche di una certa chiusura mentale, però anche fedeltà ad una causa, no? E grande umiltà. Bene, mi sembra che quell'umiltà dovrebbe tornare ad animarci tutti. C'è un rischio nell'intellettuale, nell'economista, di essere lui il consigliere del re, no? È quello che il re ascolta e guai a tutti gli altri. Purtroppo la stessa vita di Keynes, no? Questa è segnata da una buccia di banana, la famosa introduzione tedesca alla teoria generale, nella quale in qualche modo, no, ammicca al nazismo, non che lui lo fosse, dicendo: beh, questi cambiamenti istituzionali vi permettono di comprendere appieno la portata della mia teoria e di applicarla in maniera risoluta, no? Ecco, questo è non Keynes colpevole in sé, ma rappresenta la debolezza di questa categoria. Oggi c'è bisogno probabilmente di quello che state facendo voi, cioè di tornare a fare qualcosa di molto più capillare, certosino, faticoso, ma non per questo inutile. Io l'ho fatto fino ai 30 anni, poi sono crollato e me ne sono andato all'estero. Non ti nascondo che mi sento tanto in colpa per.
Ringraziamo il professor Lampa per l'intervista e spero che ci sentiremo presto. Senz'altro, un ringraziamento a tutti voi e scusate se vi ho steso con un fiume di parole, diciamo. Non sapete ascoltare.